richiesta una parificazione del rendiconto con riserva per l'esercizio finanziario 2014, sanità, partecipazioni societarie, articolo 6 della legge di assestamento del bilancio di previsione, le maggiori criticità riscontrate. Dalla mobilitazione del comitato Pro Santissimo Rosario di Venafro, pronto alla trasferta nel capoluogo, ai lavoratori della GAM che domani saranno in presidio davanti Palazzo Moffa, si preannuncia una settimana calda. Sensibilizzare fin da bambini al corretto stile di vita e ad una sana alimentazione, questo l'intento della lezione di cucina promosso dal team Vizzarri nella scuola d'infanzia Campolieti a Termoli. In casa Campobasso tiene banco il mercato, dopo l'ufficializzazione di Gattari è attesa la firma di un altro difensore che andrà ad irrobustire l'organico della squadra rosso-blu. Ancora clima di tensione invece in casa Isernia, dove continua il countdown per reperire i fondi necessari. Con l'informazione di Molise TV, come avete sentito, la Corte dei Conti si è tenuta l'udienza pubblica per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2014. Sanità e partecipazioni societarie, le due maggiori criticità riscontrate. Il servizio. Partecipate, disavanzo sanitario, articolo 6 della legge di assestamento del bilancio di previsione impugnato dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, le criticità rilevate nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2014. Con l'approvazione del rendiconto in esame, la struttura regionale ha dichiarato in apertura il presidente della sezione di controllo, Silvio Di Virgilio, la struttura regionale ha posto fine all'endemico ritardo con il quale sono stati approvati i documenti contabili dei precedenti esercizi. A seguire, i magistrati istruttori hanno riassunto gli esiti delle verifiche condotte sulla gestione 2014 dell'ente regione. In particolare, il primo referendario, Luigi Di Marco, ha relazionato in merito alla gestione delle poste di bilancio e sul settore sanitario, dove la perdita complessiva a cui dare copertura al 31 dicembre 2014 è stata determinata in 290 milioni di euro. A seguire, il referendario Alessandro Verrico ha esposto lo stato dell'indebitamento, la spesa del personale e le società partecipate. Anche per l'esercizio 2014, dunque, la Procura si è soffermata sulle partecipazioni societarie della Regione Molise, in virtù degli obblighi di carattere patrimoniale che in qualità di socio ricadono sull'ente. Come noto, la norma ha stabilito che per assicurare il contenimento della spesa e il buon andamento dell'azione amministrativa, le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio, debbano avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, dirette o indirette, possedute in modo da ridurre le stesse entro il 31 dicembre 2015. Allo stato attuale la Regione non ha ancora provveduto a tali adempimenti. Tra le criticità segnalate rilevanti sotto il profilo finanziario, secondo la sezione di controllo, appare poco comprensibile la circostanza che la Regione abbia acquisito nel 2012 come società in house la Corai SRL, salvo prendere successivamente atto delle costanti perdite di esercizio e dell'assenza dei presupposti dell'in house providing, per disporre alla fine dello scorso esercizio lo scioglimento e la liquidazione della società. Rimarcata anche la ricapitalizzazione della GAM SRL mediante il versamento di 2 miliardi 200 mila euro, nonostante la società si trovasse in una condizione di perdita di esercizio da 3 esercizi consecutivi. Infine, a destare perplessità l'affidamento in via diretta ad alcune imprese come la PA Digitale Adriatica SRL e Zucchetti SRL, servizi che rientrano tra le prestazioni contemplate già nella convenzione in corso con la società in-house Molise Dati SPA. Nonostante la questione sia stata posta ai rappresentanti regionali nel corso dell'istruttoria, ha precisato Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, non sono stati forniti chiarimenti in proposito. Infine, il consigliere Silvio Di Virgilio ha relazionato sul sistema di controlli interni, sul rispetto del patto di stabilità, sulle verifiche incrociate con i sistemi informativi contabili regionali e nazionali e sul conto del patrimonio e infine sulle analisi a campione condotte. Esaurita l'esposizione dei magistrati istruttori, il procuratore regionale della Corte dei Conti per il Molise, Manfredi Selvaggi, ha svolto la sua requisitoria e in considerazione di quanto esposto ha chiesto alla Corte dei Conti per il Molise di emettere la pronuncia di parificazione del rendiconto con le eccezioni e le riserve specificate.
Torniamo a occuparci di sanità e partecipate perché si preannuncia una settimana di proteste. Il Comitato Pro Santissimo Rosario ha confermato la mobilitazione per il prossimo giovedì, mentre i lavoratori della gamma saranno in presidio domani davanti alla sede del Consiglio regionale. Servizio. Sanità e partecipate, si apre una settimana calda per la regione Molise non solo sul fronte delle temperature. Sul primo versante continua la mobilitazione del Comitato Pro Santissimo Rosario, pronto a protestare a Campobasso in difesa della sanità pubblica il prossimo giovedì 9 luglio. Non ci sono scuse, bisogna far sentire la nostra voce, il nostro urlo, hanno annunciato i legali Ricci e Macerola. La preoccupazione è che le rassicurazioni fornite dallo stesso governatore Frattura circa l'opzione dell'ospedale minimo non abbiano seguito e che l'ASREM continui ad attuare provvedimenti che possano mettere a rischio la sopravvivenza dell'ospedale, già pesantemente condizionato dalla carenza di personale, dal blocco del turnover e da tagli drastici. Domani, martedì 7 luglio, tornerà a riunirsi il Consiglio regionale e nell'occasione protesteranno davanti alla sede di Palazzo Moffa in via 4 novembre anche i lavoratori e i sindacalisti della gamma di Boiano. Sulla filiera avicola le ultime notizie sono tutt'altro che positive. Sarebbe a rischio la gestione temporanea e il futuro dell'azienda avicola boianese. Nessun lavoratore infatti ha sottoscritto finora il contratto con Avi Molise, la società affidataria della gestione transitoria. Nessun lavoratore avrebbe l'intenzione di passare alla cooperativa. L'ultima speranza è il bando che il governatore ha assicurato in incontri precedenti, è previsto proprio per questo mese di luglio. E si è tenuta questa mattina presso l'incubatore sociale di Campobasso la presentazione ufficiale del progetto La Cellula Salvavita. La cellula è stata progettata dall'ingegner Nicola D'Ancona dopo il terremoto del 2002 che ha coinvolto il Molise, causando la morte di 27 bambini e di una maestra a San Giuliano di Puglia. L'obiettivo è quello di creare un luogo sicuro, accessibile e funzionale in grado di proteggere in caso di calamità. Nel dettaglio si tratta di un involucro con geometria scatolare costruito con materiali compositi avanzati in grado di salvaguardare e agevolare le operazioni di soccorso da sostituire al classico banco scolastico. Cambiamo argomento, la situazione dei pensionati in Molise è ancora al centro della discussione, mancata assistenza domiciliare, scarso supporto sanitario, ma soprattutto bassi assegni pensionistici. Ne abbiamo parlato con il segretario dei pensionati CISL, Luigi Pietro Simone. Sentiamo. Molte le polemiche dell'ultimo periodo relative alle basse pensioni in Molise. La regione del Sannio infatti sarebbe tra quelle con i più bassi assegni pensionistici. A confermarlo il segretario dei pensionati CISL, Luigi Pietro Simone, che ha chiesto maggiore apertura agli enti politici, rifacendosi al piano degli interventi integrati alla non autosufficienza. Scarsa assistenza domiciliare e tanti altri problemi che ricadono sugli anziani, amplificati dallo sviluppo della tecnologia e del consumismo, che sembra regalare a chi non è più in grado di produrre e consumare un angolo di solitudine. Questo è uno dei problemi, dei tanti problemi che ci sono, poi le file che hanno negli uffici, negli sportelli. Noi riteniamo che proprio questi ambiti dovrebbero dare una maggiore assistenza ai pensionati. Il pensionato ha dato una vita, ha cercato di dare tutto quello che era possibile, vogliamo dargli una vita più dignitosa? Come? Attraverso un'assistenza migliore, quello che chiediamo alla Regione Molise. E anche il Molise ha guardato con attenzione agli ultimi avvenimenti in Grecia. Dalla Grecia viene un segnale di straordinaria importanza, le parole del segretario regionale della CGIL, Sandro Del Fattore. La chiara affermazione del no al referendum, ha continuato il segretario, non rappresenta un voto contro l'Europa, ma è un voto per un'altra Europa, un'Europa non dominata dai mercati e dalla finanza, bensì un'Europa dei diritti, del lavoro e della democrazia. Le politiche di austerità, le quali anche l'attuale governo del nostro paese continua Del Fattore, hanno prodotto disoccupazione, riduzione dei diritti dei lavoratori, emarginazione delle aree più in difficoltà, a partire dalle regioni del nostro Mezzogiorno. Il sindacato per questo si batte e continuerà a battersi, conclude la nota di Del Fattore. Nella scuola d'infanzia Campolieti a Termoli, il team Vizzarri ha promosso una lezione di cucina ai piccoli allievi dell'istituto Termolese. Obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare i bambini al mangiar sano. Vediamo.
Il Molise è la regione d'Italia con più obesi, una persona su sette in forte sovrappeso contro la media italiana che si attesta intorno al 10%, in particolare a preoccupare l'obesità infantile, con il Molise che si attesta al primo posto in questa classifica. Proprio per questa ragione il team Vizzarri ha promosso un incontro nella scuola primaria Campolieti di Termoli per sensibilizzare i bambini sulla corretta alimentazione attraverso una giornata da chef. Il Molise ultimamente abbiamo letto un po' sulle varie testate, ha un primato, ovviamente quello negativo, quello della obesità, rapporto popolazione-obesità per quanto riguarda l'età infantile. Quindi partiamo con questo progetto per educare al mangiar sano e al mangiar bene, per fargli capire qual è il cibo buono, qual è il cibo no, non buono, l'abbiamo già visto prima con alcune immagini. Il piatto unico perché? Perché i bambini piccoli tendono a mangiare la prima portata che gli viene messa davanti. Quindi, avendo un giusto apporto proteine, carboidrati, vitamine, sali minerali, mangiando quel piatto unico dove è composto da pasta, carne e pesce e legumi e verdure in base a un menù settimanale, riescono ad avere tutto l'apporto calorico e proteico di quello che hanno bisogno. Dunque, visto che in Molise un bambino su due è in sovrappeso, addirittura affetto da obesità, occorre proporre una corretta alimentazione sin dai primi anni di vita. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa portata avanti dal team Vizzarri a Termoli. Il dato negativo del resto è frutto dell'indagine nazionale Occhio alla Salute, svolta nelle scuole elementari del Molise in collaborazione con l'ASREM e con il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute. Cambiamo argomento, al via oggi gli eventi legati al cartellone estivo di Campobasso, tanti gli spettacoli teatrali in programma che animeranno le piazze più caratteristiche del capoluogo molisano. E servizio. Con lo spettacolo Le ultime sette parole di Cristo a Piazzetta Palombo prende il via il cartellone estivo dell'estate campobassana. Cinema, teatro, concerti, dibattiti, visite guidate, gli eventi in programma che si svolgeranno nei luoghi più caratteristici di Campobasso, come Villa De Capua, Piazzetta Palombo, il Castello Monforte, Piazzetta Iapoce, ma anche Parco San Giovanni, a Santo Stefano e in altre aree periferiche della città. Il teatro con le sue rappresentazioni la farà da padrona. Domani, ad animarsi, grazie all'associazione Vivi il tuo quartiere, Colle dell'Orso, anche Piazzetta Iapoce, con lo spettacolo Molisanima, che vede la regia di Roberto Sacchetti. Uno spettacolo sulla storia dell'ultimo secolo del Molise, attraverso i suoi narratori vengono fuori le pene di questa regione, ma anche le prospettive di risoluzione di certi problemi. Non è l'unico spettacolo comunque, abbiamo anche uno spettacolo di cabaret con i nostri giovani, collegato alla tematica nel senso che i giovani da soli cercano sul rite occasioni di risata per dimenticare, esorcizzare i problemi della nuova generazione. E poi uno spettacolo di un trio di chitarra cameristico, tutto a nome dell'associazione Vivi il tuo quartiere, Campobasso. Sono convinto che la nostra città, con tanto verde ben curato, ritorni ad essere la città giardino di un tempo, sempre più vivibile e sana. Queste le parole del consigliere comunale di Campobasso, Antonio Molinari. L'incaricato al verde pubblico ha voluto confermare l'impegno dell'amministrazione a rendere la città capoluogo sempre più bella ed accogliente per i suoi abitanti. L'azione prevede la pulizia e sistemazione delle aiuole e delle fioriere nel centro, disposte in modo tale da ottenere un suggestivo effetto ornamentale. Oltre al lavoro dell'amministrazione, è fondamentale sottolineare l'impegno costante delle associazioni e della cittadinanza. Una città bella e ben curata è il biglietto da visita di un'intera comunità, conclude la nota del consigliere Molinari. Terza settimana per il progetto EduCamp del CONI Molise all'Happy Family Village. I ragazzi della seconda settimana hanno passato il testimone ai partecipanti del terzo turno, che avranno anch'essi l'opportunità di socializzare con i propri coetanei praticando del sano sport. Il servizio.
Si è aperta ufficialmente la terza settimana del progetto EduCamp 2015 organizzato dal CONI Molise Delegazione di Campobasso all'Happy Family Village di Campomarino. I ragazzi e le loro famiglie sono stati accolti nello scenario dell'anfiteatro del villaggio e trascorreranno una settimana all'insegna del divertimento e del sano sport. Elemento distintivo del progetto è l'offerta di attività sportiva multidisciplinare finalizzata non alla competizione agonistica ma allo svago e alla socializzazione. Dall'atletica leggera al calcio, dalla pallavolo alla pallacanestro, dal tennis al nuoto, ma anche scherma, danza sportiva, tiro con l'arco, tiro a volo e badminton, tantissimi e diversi gli sport che impegneranno i ragazzi, rigorosamente sotto l'attento controllo di educatori sportivi laureati in scienze motorie e coadiuvati da un gruppo di animatori. Gli effetti benefici dell'attività motoria sono noti a tutti e grazie al campo estivo anche i giovani della terza settimana come i loro compagni che hanno concluso l'esperienza al villaggio potranno fare tesoro degli insegnamenti impartiti loro come il rispetto dell'individualità del singolo, del gruppo, delle regole e dei principi legati al benessere psicofisico, alla socializzazione, all'integrazione a un sano e corretto stile di vita. La terza settimana organizzata dal CONI si concluderà sabato 11 luglio con una festa e la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i protagonisti dell'EduCamp 2015. Apriamo la pagina sportiva. In casa Campobasso tiene banco il mercato. Dopo Filippo Gattari, oggi dovrebbe arrivare la firma di altri giocatori che andranno ad irrobustire l'organico della squadra rosso-blu. In casa Isernia invece regna ancora la tensione e continua il countdown per reperire i fondi necessari ad azzerare le tante vertenze. Il servizio. In casa Campobasso è prevista per oggi l'apertura del mercato dei dilettanti. Il primo nome in esame sarebbe quello di un difensore della Lega Pro che con Gattari andrebbe a costituire una coppia granitica. Non trapelano ancora le generalità del difensore che dovrebbero essere annunciate in giornata con il possibile inserimento dei tesseramenti sulla piattaforma online della Lega Nazionale Dilettanti. Si apre così un periodo frenetico per il Campobasso. Il direttore sportivo Antonio Minadeo è pronto a completare la squadra in pochi giorni. A rafforzare il rosso-blu un probabile ritorno dell'attaccante sanbenedettese Jonathan Alessandro, che peraltro ha giocato alle dipendenze di Cappellacci con il Cosenza. A tutti gli effetti un giocatore del Campobasso, anche se ancora manca l'ufficialità, prevista probabilmente per oggi, l'attaccante Orlando Aquino. Gli altri del team marchigiano in contatto con il Campobasso restano invece Tozzi Borsoi, Baldinini, Carteri e Napolano. Tutti atleti che i rosso-blu contano comunque di poter portare in Molise. A livello di under restano invece in piedi le strade che portano a Stefano Pino, terzino destro di proprietà del Lecce con esperienza a Matera, e Lombardo, terzino mancino di proprietà del Sora, classe 1997. In casa Isernia invece ancora area di crisi, si avvicina la scadenza fallimentare della società, ancora pochi giorni per reperire dalla classe imprenditoriale cittadina i soldi necessari per azzerare le vertenze e provvedere all'iscrizione al torneo di Serie D. E rendiamo note le date e le modalità di iscrizione ai vari campionati locali dal Comitato Regionale Molise della FIGC. Per eccellenza e promozione il termine ultimo per partecipare è il 23 luglio, mentre scadranno il 27 luglio le iscrizioni per i campionati regionali allievi e giovanissimi e per la prima categoria. Per quanto riguarda la seconda c'è tempo fino al 31 agosto. Inoltre le società non aventi diritto potranno presentare domanda di ripescaggio al campionato di categoria superiore per la stagione sportiva 2015-2016 nel rispetto ovviamente del regolamento. Parliamo adesso del beach tennis che cresce vertiginosamente in Italia, a confermarlo anche Alex Mingozzi, giocatore professionista e vincitore di numerosi titoli mondiali e internazionali della categoria. Il classe 81 è attualmente il giocatore che ha vinto più tornei al mondo nel circuito ITF World Tour Beach Tennis. Sentiamo. Alex Mingozzi, il beach tennis in Italia è un movimento che sta crescendo notevolmente. Sì, è un movimento che è nato da noi in Emilia-Romagna 20 anni fa,
e piano piano sta conquistando tutte le spiagge italiane e anche, diciamo, in giro per il mondo. Ho trovato dei campi ben organizzati qui, un'ottima organizzazione, una spiaggia bellissima per giocare a beach tennis, sabbia morbida, quindi non conoscevo che ci fosse, diciamo, così tanta pratica di beach tennis e ho visto molti ragazzi che stanno giocando anche bene, quindi sono felice che il nostro sport piano piano si stia sviluppando in tutte le coste. Ecco, tu che sei stato un pezzo grosso di questo sport, come si fa ad arrivare lassù? Beh, sicuramente io ho avuto la fortuna di essere uno dei primi professionisti, e chiaramente molto allenamento, molta dedizione, e poi chiaramente ci vogliono anche un po' di caratteristiche fisiche, sicuramente l'altezza è importante, la rapidità sulla sabbia, l'elasticità, e molta dedizione, ti dico, allenamento è la cosa più importante nel beach tennis come in tutti gli sport. E questo non è un grande problema perché comunque si fa in spiaggia, quindi un bel ambiente, tante volte con amici, e quindi è veramente un bello sport da praticare. Continuiamo a parlare di eccellenze molisane. Nicola Rosso di Vita ha ottenuto il secondo posto nel lancio del giavellotto come miglior risultato conseguito dalla rappresentativa regionale cadetti nell'esagonale tenutasi a Narni. L'atleta del gruppo Virtus al primo anno in categoria ha scagliato il giavellotto a 40 metri e 16 centimetri, a meno di un metro dal vincitore. Grande orgoglio anche per altri quattro molisani che hanno chiuso le proprie gare al quarto posto. Si tratta di Davide Pietrangelo e Giorgia Tedeschi dell'Atletica Isernia, Ilenia Correddu della Nuova Atletica Isernia ed Eleonora Massaro della Polisportiva Molise. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio ora le previsioni del tempo e vi auguro anche un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Io quiero que estés al mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Previsioni del tempo per martedì 7 luglio. L'anticiclone nordafricano continua ad interessare tutto il Mediterraneo centro-occidentale, rinnovando questa fase di bel tempo anche su Puglia, Basilicata e Molise. Caldo in aumento con temperature massime fino a 36-38 gradi sulle pianure interne. Afoso lungo le coste con umidità in intensificazione. Ventilazione debole variabile a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari quasi calmi o poco mossi. Vediamo nel dettaglio le temperature. Campobasso minima 23, massima 35 gradi. Isernia minima 20, massima 33 gradi. Termoli minima 23, massima 30 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha con sé gli assegni Spendi e Risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.